Desidero rispondere soltanto per qualche minuto al messaggio del senatore Stancanelli che oggi campeggia sul suo sito. Il senatore si è lamentato per un mio intervento sul giornale perché a sua detta avrei ingiustamente rimproverato all'amministrazione di avere perso 3 anni di tempo. Inutile dire che è da stamattina che ricevo tantissime telefonate, tantissimi messaggi, anche per avere postato qui su Facebook un piccolo commento iniziale. E i messaggi sono di tono diverso. Chi mi dice, visto, hai fatto incazzare il senatore Stancanelli. Altri che dicono, continua, forza, bisogna essere duri per incalzare l'amministrazione comunale. E chi invece si concentra un po' su quello che il senatore ha detto nella sua risposta. Io voglio essere chiaro. È vero, il sindaco di Catania ha rivendicato ciò che l'amministrazione comunale ha fatto in questi anni. Ed è vero che il risanamento in parte riuscito del bilancio comunale non possa che rendere l'amministrazione contenta di ciò che si è fatto. E però bisognava anche dire che una parte significativa dello stimolo a questo risanamento è venuto dall'intervento straordinario della Regione Siciliana e del Governo nazionale che ha varato un'apposita legge che ha consentito a Catania di inserire delle somme nel bilancio per evitare il dissesto. Tutti ne siamo stati contenti allora e vogliamo esserne contenti anche oggi. C'è poi una riflessione da fare attorno a tutto ciò che si muove sul piano urbanistico. Il sindaco dice stiamo per portare il piano regolatore, stiamo per definire l'iter di Corso Martiri. Noi avevamo una proposta, per questo abbiamo detto che a nostro avviso si sono persi 3 anni. Noi volevamo che Corso Martiri si facesse subito passando per il Consiglio Comunale, avendo il coraggio di dire che quella intesa raggiunta in campagna elettorale e firmata dal commissario Emanuele era una forzatura, era un'intesa illegittima. Sul piano regolatore avevamo una nostra proposta. Ritenevamo che si era già discusso tanto in seno al consesso comunale, che per il principio della continuità amministrativa si potesse approvare subito il piano regolatore che era stato licenziato dalla precedente amministrazione. Vero, si sta cercando di mettere mano al regolamento edilizio, ma se si fosse approvato subito un piano regolatore con un iter già definito e si fosse poi eventualmente lavorato per varianti, non si sarebbe risparmiato più tempo? Ed ancora, i progetti dell'ufficio speciale. Quanti progetti sono stati appaltati e ancora i lavori non iniziano? Già, l'inizio dei lavori. Era stato annunciato, anche se non erro per qualche mese fa, l'inizio dei lavori di Corso Martiri. Per non parlare poi della riflessione sull'abusivismo edilizio, sull'abusivismo commerciale. Chi cammina alla fiera sa che l'abusivismo è stato oggettivamente debellato da questa amministrazione. Ma il punto che meno mi sento di condividere delle riflessioni del senatore Stancanelli, del quale pure gli sono grato perché ci dà la opportunità di un confronto seppure a distanza, è il riferimento al Piazza Europa e il riferimento al parcheggio. Tutti sanno che il comune non ha avuto alcun ruolo in questa vicenda perché il parcheggio è stato dissequestrato a seguito di una sentenza della terza sezione penale del Tribunale di Catania. Ecco, da questo punto di vista, solo per replicare ad alcune delle cose che sono state dette, mi sento di aggiungere una cosa. Vede, sindaco, avrebbe fatto bene a dire anche che certamente c'è stato un tentativo di risanamento e noi glielo abbiamo riconosciuto. C'è stata la volontà di pensare prima di tutto ai conti pubblici e in parte questa volontà si è realizzata. Poco importa che poi sulle partecipate lei rivendica risultati e altri amici, anche professionisti catanesi, a me dicono ma era proprio necessario nominare consiglieri d'amministrazione che provengono dal Calatino in una città che di professionalità ne ha tantissime all'altezza di ricoprire ruoli importanti? Beh, questa è una delle tante domande. Ma su tutte ne campeggia una, signor sindaco. La sua maggioranza in questi ultimi mesi in Consiglio Comunale non si è presentata. Ecco, in questo io ho colto la consapevolezza del suo messaggio. Lei rivendica i risultati della Giunta e del sindaco della città per puntare il dito contro la sua maggioranza, perché ad essa non si è mai rivolto nel messaggio. E lei sa bene che senza il contributo responsabile della opposizione, soprattutto della opposizione di destra guidata da Nello Musumeci, con Gemma Lopresti e con Manfredi Zammataro, senza questo contributo importante, tanti atti in consiglio non sarebbero passati.
Da ultimo, proprio per parlare di partecipate, gli atti importanti che hanno riguardato l'azienda municipale trasporti. Ecco, signor Sindaco, il mio lo raccolga soltanto non come un tentativo di imitazione. Chi mi conosce, ho 30 anni, sono un giovanissimo professionista, sa che non chiedo mai il permesso prima di scrivere e quando scrivo, scrivo quello che penso. Ecco. Se io ho detto e ribadisco che si sono persi 3 anni, non è per dire che l'amministrazione non abbia fatto nulla, ma è per dire che si poteva fare molto di più, si doveva fare molto di più. Ed in ogni caso mi consenta di concludere così. Si sono persi 3 anni, senatore Stancanelli, anche quando si è persa l'occasione in questi 3 anni di farsi amare dalla città. In bocca al lupo, signor Sindaco, per il tempo che rimane, lo dico con il cuore e con la testa. In bocca al lupo perché, rivolgendo un augurio al sindaco della città, suo tramite si rivolge un augurio, e nel nostro caso è davvero sincero, alla città intera perché possa risollevarsi da una situazione di crisi che non può essere negata perché esiste, è sotto gli occhi di tutti, è nei portafogli delle famiglie e nelle difficoltà che devono essere superate perché possono essere superate con un po' di entusiasmo e con un po' di amore, di pathos, non solo rigidi numeri, ma anche amore e pathos per una città che l'amore e il pathos lo ha saputo ricambiare.